Colpo di scena ieri sera nell'aula magna del Politecnico, dove si è svolto l'incontro pubblico, presenti oltre 300 persone, sul tema delle paratie. In sala è arrivato infatti l'ex assessore ai lavori pubblici Fulvio Caradonna. Caradonna è noto, si è dimesso dopo la vicenda esplosa sul caso del muro, ma oggi non ci sta, contesta le analisi offerte dall'amministrazione e offre il suo punto di vista. In sintesi, quali sono gli elementi che non la convincono della via intrapresa dal sindaco Lucini? Non mi convince il fatto che ieri sera non mi sembra che siano emersi elementi tali per cui ci sia la dimostrazione scientifica che gli stia crollando tutto. C'è un'opinione, mi sembra, molto estrema da parte dell'Insubria, mi sembra invece una posizione più cauta del Politecnico di Milano, che ha parlato solo di eventuali aggiustamenti rispetto a un progetto che non mi sembra sia stato criticato da loro Politecnico. Per cui mi sono sembrate molto azzardate le posizioni del sindaco, che alla fine, dovendo chiudere e tirando le somme, dava per certo tutti i danni sui fabbricati, lo scivolamento della piazza nel lago e quant'altro. L'ho già detto in una passata occasione recente che fare del terrorismo su questi argomenti, o sia le prove provate o se non un po' un azzardo. Sente una forma di responsabilità personale rispetto alla situazione del cantiere oggi? Sì, sento una forma di responsabilità personale, perché forse nel 2009 non avrei dovuto abbandonare come stato. Non so se questo sarebbe servito a qualcosa, ma quantomeno penso avrei potuto contribuire e continuare a lottare spiegando le buone ragioni di quel cantiere,